Ciao amiche e amici, per la gioia della mia amica Francesca ho questa parrucchetta che non piace a nessuno tranne a lei e a me. Allora, devo dire la vera verità, allora a me non convince sto colore, cioè questa specie di castano mesciato biondo un po' dorato, non è che mi piace, no non è un biondo dorato, però è un biondo, non mi piace tanto, mi piace molto il taglio perché lo trovo molto naturale e molto carino, se fosse di un altro colore, magari anche un bel castano scuro, ecco, per esempio preferirei, comunque veniamo alle cose importanti. Adesso allora, ho fatto stamattina un trucco, ma no, veloce di più. Vediamo in che condizioni è il trucco. Sì, abbastanza, vabbè. Niente, avevo messo praticamente una matita, un rossetto che non era questo, era un burro cacao. Non ho fatto niente sulle sopracciglia. Veloce BB cream, un blush veloce, via. Perché dovevo fare un salto dal mio medico che mi ha avvisato, perché sostanzialmente doveva. C'è un impiccio stranissimo, cioè avrei dovuto andare oggi per una serie di piccole cose da fare, da valutare con lei, però mi sto sentendo le calze, sì, ma così proprio tra noi, e dicevo, fa troppo caldo, una giornata bruttina, sta piovendo per l'ennesima volta, ma è umidissimo e caldo. Allora dicevo, temperatura praticamente tropicale. E quindi sono andata a fare cosa? Allora, dato che lei mi ha chiamato alle 11:30, se potevo arrivare lì entro mezzogiorno, la segretaria, il medico manco c'era. E la cosa stranissima era che oggi pomeriggio gli tolgono la corrente perché devono fare dei lavori nel condominio, cioè strano. E quindi dopo le 5, io ero l'appuntamento alle 5 e un quarto, acci. E quindi tutti quelli dopo le 5 venivano spostati a domani. Non è una tragedia, però mi sono truccata al volo perché cosa faccio? Mi presento lì, cioè, a parte che non ce l'avrei fatta. Quindi un trocco super veloce. Allora avevo su un balsamo labbra, mi sembra questo qui di Clio. Grosse novità, questo video è registrato di martedì 11, quindi oggi pomeriggio c'è una diretta con Clio e partono, mi sembra, dalle 18, la diretta alle 21, ma dalle 18 scontoni sui nuovi prodotti. Per esempio escono 10 nuovissimi cremi Love, quelli che saranno tutti in stick ma slim, riformulati, tutti i colori nuovi, no? Poi matite labbra finalmente, arriva un bel rosso, un bel malva per usare dei rossetti un po' colorati e se prendete tutto, c'è per qualche ora uno sconto del 40. Immaginate io cosa farò, vabbè, sono matta, lo so. E avevo questo qui, sì, questo qua cos'è? Tutu. Tutu di Clio, balsamo labbra, che comunque durano questi, sono una bella formulazione. Ma invece adesso per fare il videuzzo ho messo su il 234, che è anche facile da ricordare, di Triaina, che è questo meraviglioso rosso chiaro. A me piace. Anche questa bella formula semi matte, che va molto di moda, anche i rossetti di Clio saranno semi matte perché restano idratanti ma non sono lucidi lucidi, a me il lucido piace, però stanno anche bene senza andare nelle pieghe, almeno spero, ce l'ho su da un'oretta. Allora, ma parliamo degli ombretti liquidi Gen C. C'è stato un bel dibattito tra voi con quei tre colori che avevo preso, perché me l'avevano selezionati loro sulla base del mio questionario, ma che niente fa, cioè non può l'intelligenza artificiale sostituirsi all'intelligenza umana. E allora io cosa ho fatto? Avendo un sacco di amiche, no, ma da fuori non si vede il colore, vabbè. Comunque, ed erano tre colori selezionati da loro. A me quei tre colori non mi convincevano, troppo blandi, troppo smorti. Qualcuno mi ha detto: no, ma ti sta bene, ma dai, elegante. Sì, infatti era molto minimal, molto così, ma sapete, io sono un po' pazzerella. Una di voi mi ha scritto: ma secondo me ti sbatte un po'? Sì, quei colorini un po' scemini. È vero, sono eleganti, eh? Non sbagliate mai con quei colori, ma io voglio sbagliare. Allora, una mia amica carissima mi ha detto: amore,
Anche io ho fatto quella cosa lì di farli selezionare da loro. Mi sono venuti tre colori che non mi piacciono manco più niente. Mi piacciono un sacco i tuoi, mi dice. Facessimo cambio, fa, io li ho usati una volta, dico anche io li ho usati una volta, ma poi vabbè, dai, tra noi, poi gli occhi, siamo sempre tutte disinfettate, pulite, forse un rossetto, ma no, dai, ci siamo fidate l'una dell'altra. Lei mi ha dato i suoi colori che a me non li ho provati, ma me li ha dati addirittura anche con la scatolina. Però sulla carta mi hanno fatto impazzire. A lei hanno assegnato, lei è molto più giovane di me, Rose Water, cioè il numero 07, che già a me, già questo mi piace, che è questo, vedete, ha una nota rosata, che non mi dispiace, lo rende più vivaciotto. Poi, questo qui che è Bronze Age 01, è vero che è un colore caldo, però guardate com'è bello deciso. E già con questo qui già mi gusta di più. Ma veniamo alla bomba a mano, che poi magari sull'occhio delude, però a lei hanno assegnato questo colore che lei mi fa: cos'è sta roba? Io trovo bello. Ed è orchidea. È una specie di lillino grigio che in combo con questi due, secondo me, ci siamo. Bel contrasto di colori. Spero sia mi stendo a fuoco, perché non vedo nulla senza fuoco. E allora ho pensato, dai, proviamolo. Allora, partiamo da Orchidea, lo 03. Poi passiamo a Rosewater 07 e finiamo in bellezza con Bronze Age 01. Mazza, quanto è bello! Fuoco vivo! Andiamo con Orchidea. È un grigio lilla. Ma facciamo anche lo swatch, ce ne importa. Sì, lei mi ha detto, guarda, ti avviso, anch'io ho fatto lo swatch. Ah, non mi offendo. Vedete che è lilla? Tira fuori le note lilla? Sbaglio? Secondo me c'è del lilla. C'ho un po' di matita, ma insomma, cosa faccio? Boh. Cominciamo col fare una righina che non si sbaglia. Mazza, sì, però forse sull'occhio è un po' lilla. Che dite? Guardo giù per non... Aspetto che si asciughi. Si sta un po' ammazzando la matita, dopo la ripassiamo. Mi sa che le matite non attaccano però questo tipo di rossetti. Ok, gente, questo è un po' tanto lilla. Bisogna farlo asciugare. Adesso lo vedo bello bagnato. Potremmo nel frattempo mettere un pizzico di eyeliner. Sottomano dovrei avere, non mi ricordo. Adesso qua c'ho quello di Clio. Io poi ne ho un altro di... Mi sembra ci sei, no? Questo qua cos'è? Questo qua forse. Questo è quello di Clio, boh, proviamolo. Questi non era chiuso bene. Allora, questo attacca. È perché l'eyeliner. L'eyeliner attacca più facilmente di una matita. Adesso mi si sporcherà di viola. Ma no, 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 non si è sporcato, cioè. Senza volerlo, da solo,
fatto uno swatch da cui potete ammirare che è molto nero. Beh. Allora, l'altro cos'era? Rosewater. Io farei così però. Prelevo con un pennello da questo qua perché non vorrei inquacchiare, capite? Cerco un pennello a lingua di gatto, probabilmente quando lo cerchi non c'è, sei troppo piccolo. Sì, amore, sei a lingua di gatto, ma sei un po' piccolo. Eccolo, lingua di gatto. Esatto, questo credo che sia proprio, sì, per ombretto in crema. Se sì, io prelevo da qua. Colore è? Ah, sì, il colore di rose water. Se lo mettiamo un po' qui. Si vede. Forse non vanno sovrapposti, ragazzi. Io credo avere capito ciò. Cioè che non vanno, perché qui sul pennello vedo del viola e vedo del rosa tutto mischiato. Forse sono prodotti un po' da conoscere, tutti gli ombretti liquidi sono così, perché in effetti la sovrapposizione, non dovevo stendere il viola su tutta la palpebra, avrei dovuto fare pezzettino pezzettino, invece sono così un po' impetuosa. Poi devo cambiare, sì, devo cambiare pennello e prendiamo quello bronzo infuocato. Ci riprovo però, secondo me stavolta ho sbagliato tutto. Questo è il rosso infuocato. Wow! Questo lo noti. Non v'è dubbio. Direi che questo fa resuscitare tutto il trucco, che era piuttosto smorto. Ma perché qui non attaccavi? Dai, uccino l'abbiamo. È già diverso. Allora, ripeto, gli ombretti liquidi sono difficili, ma sono in realtà l'ideale per la palpebra matura. Sì, perché dovrebbero avere un effetto, in effetti, un effetto, in effetti, più idratante di quelli in polvere. Anche se adesso le formule in polvere non è che siano essiccanti per gli occhi, se no. Che dite? Secondo me, rispetto all'altro meglio, però dovrei fare una prova più intelligente. Forse io ho capito una cosa. Cosa sbaglio? Sbaglio perché li uso come se fossero in polvere e no, cara. Ma non vi ho fatto gli swatch degli altri. Allora, questo è il bronzo. Questo è sicuramente il top. E questo invece è il no, questa è l'orchidea, ben fatto. E questo qui è l'acqua di rosa, rose water. Come vedete, allora, conclusione, secondo me, questo qui che vedete com'è matte, opacissimo.
Questo qui va messo, a mio parere, si potrebbe mettere nella parte interna e poi un po' su, un pochino su, ma non sul cut crease e basta. Poi metti nella parte interna, fai metà palpebra mobile così e metà palpebra mobile con questo, ma non in sovrapposizione. Questo è il segreto, dai che abbiamo capito come si usano, cioè non vanno sovrapposti, a differenza per esempio di quelli lì in crema di Clio o tanti altri che si possono tranquillamente quelli in crema sovrapporre. Già quelli opachi li vedo, se ne usa uno per volta di quelli di Clio opaco e lo si stende bene, eccetera. Si sono perfettamente asciugati, vi comunico. Sì, sono belli asciutti. Non si spostano più, non mi dispiacciono questi colori. Mi delude un pochino, ma forse potevo aspettarmelo perché sono quei colori un po' smorticini, il lillino, però mi piace molto il bronzo, com'è che si chiamava? Età d'oro, no? Bronze Age, sì, età del bronzo. E questo qui, acqua di rose, che però è opaco, non fatevi ingannare, si sta asciugando. Questo qui invece che è già asciutto, sì, è asciutto, questo è un pochino umidino, questo è asciuttissimo. Questo qui comunque poi diventa matte, quindi a sto punto bisogna fare come abbiamo detto. Bene, dai, a me non dispiace affatto, sta anche abbastanza bene in combo con questo. Ok. Sono contenta perché abbiamo capito come si usa. Poi presumo che si debba togliere con un po' di, vabbè, questo è Clarins, ma ce sono 2000 di bifasici. E perché mi sembra, questo è un trucco un pochino stronghettino e quindi va tolto, vedete, non è che va via in un attimo. Ecco, bisogna toglierlo bene così, zac, 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 zac. E va via. Sì, col, beh, sì, col bifasico va via, di solito va via tutto. Se una roba non ti va via col bifasico, miseria. Poraccio te, poraccia te, va bene. Amiche e amici, spero di avervi fatto passare qualche minuto in leggerezza e in stupidera. E fate quello che vi fa stare bene e alla prossima. Sto lavorando sulla sigletta, ma guardate, credetemi, non è facile.